È il 15 di luglio all'Inexere di Bizzarrone, sta per andare in archivio la seconda edizione del torneo femminile. Terzo posto che verrà conteso da Arte e Pesca e Panificio Bogani. Sì, siamo partite molto alla grande, molto motivate, è stata una bella esperienza. Poi vabbè, purtroppo alla fine abbiamo ottenuto solo il quarto posto, però alla fine ci siamo divertite e penso che quello sia la cosa più importante. Sì, diciamo che in quest'ultima partita c'erano alcune mancanze in vari ruoli cruciali e questo ci ha messo un po' in difficoltà, soprattutto a centrocampo, dove mancava veramente una figura che facesse girare il gioco. Stefano, il terzo posto che in qualche modo vi soddisfa? Sì, diciamo che questo terzo posto ce lo siamo meritati, dopo due prestazioni non tanto buone, due risultati non proprio positivi, ci siamo ripresi una bella rivincita sulla squadra che tra l'altro avevamo perso precedentemente, quindi ci piace questa vittoria e questo terzo posto. Ma sicuramente adesso sono soddisfatta, però magari si poteva fare qualcosa nelle precedenti partite, però va bene così, ci riproviamo l'anno prossimo. È il momento della finalissima al torneo femminile, di fronte Como 2000 e Raffo. We'll be right back.
Capitano, quanto rammarico avete per le occasioni gettate al vento stasera? No, stasera rammarico nessuno, comunque c'è la squadra più piccola, mi pare che ci siamo abbastanza fatte valere. Cioè, è giusto che è andata così alla fine, sono più grandi loro, hanno più esperienza, hanno meritato loro, secondo me. Però qualche pensierino magari ce l'avevate fatto? Beh, che potevano vincere sempre prima di giocare, si pensa che si può vincere, però comunque era già in preventivo che sarebbe stata dura, perché comunque sono più grandi, sono tutte Serie A, quindi... Cioè, lo sapevamo, però ce l'abbiamo messa tutta comunque. Capitano, bel successo, no? Questa sera. Soddisfatte della prestazione, era una partita particolarmente sentita, quindi contenta del risultato. Avete anche rischiato, no, nel finale? Sì, abbiamo perso un attimo la concentrazione, abbiamo mollato un attimo e abbiamo preso gol abbastanza stupidi per un po' di disattenzione. Speriamo di rivederci l'anno prossimo con un'altra prestazione come oggi.